Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar. Oggi parleremo di PremiLED. Io sono Cristina Fumagalli del marketing team di CinSystem e ora passo la parola al mio collega Fabrizio Mastrotto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Mastrotto, sono tecnico CinSystem, quindi mi occupo di tutto quello che è l'applicativo di Mealbox, quindi installazioni, assistenza tecnica, e prevendita e post vendita, insomma tutto quello che concerne il Mealbox. Bene, oggi l'argomento è pre-milled, quindi andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che è il mondo pre-milled, chiaramente in Mealbox. Allora, quello che volevo sottolineare oggi è questo, che comunque tutti non tutti chiaramente già lo fanno, c'è chi già appunto si è già attrezzato e fa e produce pre-milled, chi invece sta guardando a delle possibili soluzioni. Con quella presentazione di oggi io sono sicuro che oltre a poter apprezzare la facilità con quale Mealbox consente di eseguire pre-milled, vi darà anche uno spunto su come sarà di quali tipologie di supporti sono presenti sul mercato e così magari facilitare la vostra scelta per la soluzione giusta per il vostro laboratorio. Bene, una volta che appunto avrete scelto l'attrezzatura ideale per la vostra macchina, sarà il nostro compito andare a inserire l'attrezzatura all'interno del vostro Mealbox, chiaramente per chi ha già Mealbox. Un'altra cosa importante che voglio dirvi è questa, che la funzione pre-milled è già inserita nel vostro Mealbox, quindi è già attiva, la vostra licenza già non ha bisogno di niente, quindi è già presente tutto, quindi non c'è bisogno di installare niente, bisogna solo fisicamente aggiungere l'attrezzatura qualora voi abbiate scelto per il vostro laboratorio, per la vostra macchina. Bene, allora adesso vi faccio vedere cosa ad oggi. Quali sono le marche che oggi noi abbiamo già trattato e delle quali noi abbiamo già uno storico, un archivio, quindi queste qua sono le marche delle quali noi abbiamo praticamente tutto, abbiamo già i supporti, abbiamo già le librerie dei CLI, dei blank, dei grezzi. Ecco, quindi queste oggi infatti le più comuni sono Medentica, sono NT Trading, DES, Arum, quindi questi qua sono quelli diciamo più diffuse come microimp, come realtà. Ecco, di queste noi siamo pronti per in brevissimo tempo partire sulle vostre macchine. Ecco. Ora, volevo prima di farvi vedere proprio l'applicativo, darvi un'idea di quali sono le tipologie di supporti presenti. Quindi abbiamo la classica attrezzatura dove il cilindro viene preso sulla parte occlusale, quindi la connessione rimane a sbalzo, e questo qua che vedete sulla posizione 4 a sinistra è come potenzialmente uscirebbe la vostra modellazione, quindi rimarrà tutto fresato, ma rimarrà connesso al cilindro ci sarà una sorta di tubicino che sarà poi da tagliare manualmente. Quindi questo è un supporto abbastanza diffuso, questa tipologia. Poi invece abbiamo un'altra soluzione che è la soluzione NT Trading, che è questa qui. Allora faccio vedere di cosa si
Intende? Ecco, questa qui è già un'altra soluzione dove praticamente viene bloccato anche viene bloccata la connessione, quindi all'interno di questa zona qui ci sarà una sorta di analogo che va proprio a ospitare, alloggiare l'interfaccia del vostro cilindretto. Dalla parte opposta c'è solamente un cilindro di servizio che serve per sostenere il cilindro durante la fresatura, durante lo stress di fresatura. La differenza tra quello di prima e questo è che, essendo il particolare tenuto sulla parte della connessione, una volta terminata la fresatura, praticamente il pin non ci sarà nessun pin che tiene unito, diciamo, il cilindro con la vostra modellazione. Viene completamente finito a 360 gradi. Chiaramente dopo vi farò vedere in realtà, cioè realmente cosa succede quando si lavora su questo genere di supporti. Bene, poi abbiamo un supporto, abbiamo anche dei supporti singoli presenti sul mercato. Noi gestiamo anche ovviamente questi generi di supporti. Questi qua sono supporti che normalmente vengono adottati su macchine non desktop, su piccole macchine, ma su macchine di grossa dimensione, in quanto questo genere di macchine hanno anche la possibilità, il magazzino, diciamo, il magazzino, hanno la possibilità di cambiare tutto il supporto in modo automatico, quindi scaricare e caricare il supporto, perché ovviamente il limite di avere solamente un pre-mill dalla volta caricato significa che se uno deve fare della produzione, deve ogni volta manualmente cambiarlo. Quindi queste macchine di solito sono dotate proprio di un cambio attrezzo. Ok? Invece, per chi ha necessità di fare produzioni più intensive, più massicce, ok? Ci sono anche in commercio supporti di questo tipo, quindi con caricamento multiplo. Questo ne carica 12 alla volta, ok? Quindi noi chiaramente gestiamo anche questo tipo di supporti senza problemi, oppure un supporto di questo tipo qua a croce, quindi questo ne carica fino a 20 alla volta, e quindi anche qui noi siamo pronti per gestire tutto quello che è la fresatura su questo genere di supporti. Ok, bene. Abbiamo visto giusto una panoramica di quello che sono i supporti disponibili sul mercato, quelli principali. Poi ce ne sono molti, molti altri, però diciamo che le grosse differenze sono queste. Ok, adesso vi faccio vedere cosa succede, appunto, come viene gestito un flusso di lavoro in Mailbox. Quindi su tre tipologie da me scelte, che sono abbastanza particolari. Quindi vedremo un entity trading 6 posizioni, sempre un Medentica 6 posizioni, e anche cosa avviene invece, che benefici ci sono quando invece si lavora con un pre-mill singolo. Okay, quindi lavorato in modalità tornitura, chiamiamolo così. Ok, quindi senz'altro vedrete che sarà molto, molto semplice l'utilizzo di Mailbox. Quello che, appunto, torno a dirvi che l'idea anche di questa presentazione è che è appunto aiutarvi poi dopo nella scelta di un'eventuale attrezzatura per la vostra macchina. Ora, sto usando un Mailbox standard versione 2020. Ok, adesso andiamo a utilizzare una macchina CIM System. Come vedete, quando io clicco sul titanio, ok, qua ho predisposto nella mia macchina più di un'attrezzatura, quindi il portadisco, l'attrezzo per il supporto singolo, Medentica e Entity Trading 6 posizioni. Ok. Scelgo questo, ok, vado qui sotto e lui mi dice in quale posizione voglio montare il mio cilindretto. Quindi per adesso due clic e scelgo il primo. Ok, automaticamente il workflow scende e praticamente entra nella cartella dove io vado a caricare i miei oggetti. Quindi vado a caricare un pre-mill di questo una modellazione di questo tipo qui. Ok, confermo.
Lui in automatico va nell'archivio dei vostri cilindri, ok? Quindi clicco quello giusto. Qua chiaramente è un archivio molto, molto vasto, molto completo, che noi già abbiamo pronto. Ok, confermo. Ok, e dopo qualche istante vedete che il supporto viene caricato nella già perfetta. Potete notare che qua, non so se vedete uno sfarfallamento, sta a significare che questa, la geometria del cilindro sposa perfettamente la vostra azione, quindi questa è una conferma che il dato è montato correttamente la vostra modellazione nel vostro cilindro. Quindi il processo è finito. Se faccio avvio calcolo, parte il calcolo e ho ottenuto e vado a ottenere il file NC da mettere in macchina. Prima di farlo, però, andiamo a caricare, per esempio, nella posizione 2 un altro tipo di oggetto. Quindi ritorno sopra, quindi andiamo a prendere posizione 2. Ok, quindi andiamo a visualizzare questa sagoma, e confermo che è lui. Ok, prendiamo il suo blank e carico. Ok. Allora andiamo avanti, però ipotizziamo che quell'ultimo caricato lo voglio subito mandare in produzione perché è urgente da fare. Quindi se io premo ok, avvia calcolo, lui, se avessi caricato per esempio 6 per 1000, farebbe un calcolo unico per tutti i 6, quindi sgrosserà simultaneamente tutti i 6, finirà tutti i 6, li porterà avanti praticamente in modo sequenziale tutti i 6. Se invece ho bisogno di mandare in produzione solo questo e intanto vado avanti a preparare il mio progetto, faccio avvia calcolo, solo oggetti selezionati, clicco quello urgente e lancio il calcolo. Ok. Qui ho una schermata di opzioni che dopo vi farò vedere bene nel dettaglio cosa comporta andare a selezionare un'opzione e l'altra. Adesso scelgo una configurazione standard. Ok, e come vedete la clessidra sta a indicare che il calcolo è partito. Io nel progetto comunque vado avanti a lavorare, quindi vado a caricare un oggetto nella posizione 6. Ok, andiamo a caricare stavolta una modellazione fatta in tree shape. Ok, questo è il particolare. Ok, confermo. Ok, identica. Un attimo solo, scusate. Questo qua era il 9010R, confermo. Ok, questo qua è il suo grezzo. E confermo che è questo. Ok, bene. Adesso vi faccio vedere una cosa interessante. Avete visto fino adesso che io manualmente vado a selezionare prima la modellazione, quindi la modellazione del mio disegno per poi selezionare il cilindro. Adesso vi faccio vedere una funzione da poco aggiunta in Milbox, ovvero io vado a scegliere la posizione, montiamo sulla posizione 4 un nuovo pre-milled. Ok, vado indietro. Ok, adesso vi faccio notare che qua in questa cartella dove ho caricato il file STL presenta anche l'info construction, quindi un metafile che viene generato in modo automatico da Exocad in questo caso. Quindi io clicco sulla modellazione, confermo. Ok, lui senza che io faccia niente va già a prendersi il blank associato a quella modellazione, quindi in modo completamente automatico, perché appunto il sistema va a leggere all'interno dell'info construction e il
diciamo, il cilindro abbinato a quella interfaccia, quindi ancora più semplice. Allora, qui il nostro la V sta a significare che il calcolo di questa pre-mill sul quale io avevo urgenza di mandare in produzione è pronto. Ok, prima però di farvi vedere come avviene un processo di fresatura di un pre-mill, vi faccio vedere che ci sono delle opzioni possibili che avete a disposizione lavorando sui pre-mill, ovvero cliccando sull'oggetto, ok, avete questa possibilità, ovvero immaginate che, vedete, qui c'è un'area blu, quindi non so se la vedete, ok, e questa qui c'è una zona di sottosquadra, ok, quindi significa che voi potete selezionare il vostro oggetto e fare una rotazione, farlo ruotare fino a quando sparisce praticamente le parti nascoste. Per esempio, molto utile questa funzione se avete delle coulisse sulla parte qui del moncone, quindi per ottenere la coulisse, per far sì che la coulisse venga fresata in modo corretto, è giusto andare a portarla in posizione verticale. Fate attenzione che ovviamente questa rotazione deve essere legata al tipo di connessione, quindi se io devo ruotare questo oggetto per portare in vista una zona che io voglio fresare in modo più dettagliato, dovete mettere, in questo caso è un trilobato a 120 gradi, quindi ruoto, ruoto, fino a scegliere la posizione ideale di fresatura. Quindi questo è opzionale. Un'altra cosa interessante è questa: voi di default il sistema per questo genere di attrezzo va a mettere un pin esattamente sul canale vite. Adesso vi faccio vedere che se vado in trasparenza, nascondiamo l'attrezzo, così mettiamo in trasparenza il sistema, e vi faccio vedere che il pin vede, qua si vede che è esattamente posto in modo assiale rispetto all'abutment. Ok, torno nella vista normale. Ok, ipotizzate che questo a voi non sta bene, questa condizione, quindi potete cancellare il pin, cliccare nuovamente sull'oggetto più, ok, e posizionarne uno nuovo anche non assiale ma anche inclinato. Per esempio, io posso decidere di mettere un pin in questa situazione qua, quindi confermo, riaccendiamo l'attrezzo, mettiamoci in vista dall'alto e vi faccio, e così potete notare quello un'altra cosa avviene. Quindi non siete vincolati ad avere il pin sull'asse del foro, ma è possibile anche eliminarlo e posizionarlo in altri punti. Ok? Quindi anche questo è molto interessante. Un'altra cosa molto utile è questa funzione qui. Questa funzione qua consente di rideterminare la posizione assiale del vostro pre-milled, della vostra posizione rispetto al cilindro. Vi faccio vedere come funziona. Un clic sull'oggetto che volete, do un clic qua sopra, lui dice selezionare un riferimento, clicco qua e poi do un clic sul cilindro, quindi qua. Ok, vedete che la modellazione è stata traslata assialmente sul vostro in alta posizione del cilindro, però già vedete che questa cosa qua non va bene, perché il cilindro, per come è stato pensato dall'azienda che produce questi cilindri qua, doveva essere nella posizione quella originale. Quindi undo e torno nella posizione originale. Andiamo adesso a dare un'occhiata a come avviene il processo di produzione su questo pre-mill che prima abbiamo calcolato. Quindi apriamo il mailbox che contiene solo quell'elemento già calcolato. Ok, questo si vede che è calcolato perché qui l'avvio calcolo non è attivo, quindi vado in simulazione, avvia simulazione. Il simulatore è già incluso.
parte già del pacchetto Mailbox. Ok, qui potete rendervi conto di come avviene un processo standard di produzione di un pre-mill. Quindi qua avete possibilità. Sulla 1 in questa operazione, ok, meglio nascondere il 3, andiamo avanti così, quindi viene fatta una sorta di prima, una prima sgrossatura, viene sbozzato, poi dopo questa strategia prevede che viene utilizzato un secondo tensile che fa una semifinitura, quindi più o meno così, veloce, prima un lato, ovviamente poi secondo lato. Ok, poi ci sarà la terza fresa che andrà a fare la finitura, quindi andiamo a ruotare il pezzo, così la semifinitura avrà lasciato un po' di solo. Ok, e confermo. Nascondiamo il perce, prima fase, seconda fase, e quindi la simulazione è completa. Ok, e quindi qua andiamo a spegnere l'utensile così vediamo meglio il risultato. Ok, verrà il vostro pezzo al termine della lavorazione. Ora vi faccio vedere cosa. Se lancio nuovamente il calcolo, tanto comunque i calcoli sono molto rapidi, allora lancio il calcolo, cosa comporta per esempio andare a utilizzare altre opzioni, quindi Mailbox appunto vi dà la possibilità all'avvio del calcolo di scegliere delle opzioni per caratterizzare la vostra fresatura, diciamo di fresarlo usando anche il quarto asse per quanto riguarda la finitura. E facciamo anche il taglio dei connettori. Ecco, vediamo cosa comporta utilizzare queste due opzioni. Quindi confermo. Dopo un breve tempo vi verrà dato la lista degli utensili da utilizzare. Questi sono i tre utensili utilizzati. Il calcolo è partito. Ecco, io su questa configurazione ho previsto un utensile da 3 che sgrossa, uno da 2 che fa la semifinitura e uno da 1 che fa la finitura finale. Ok, è chiaro che la strategia è aperta per essere adattata a qualsiasi tipo di realtà. Ci sono macchine che sgrossano con la sferica da 2, poi fanno la 1,5, la 1, piuttosto altre macchine un po' più grosse che sgrossano con la 3 a torica, poi dopo fanno la ripresa con la 1,5, la 1. Ecco, questo non c'è limite di nessun genere per quanto riguarda la scelta degli utensili da destinare alla fresatura dei pre-milled. Questo lo gestiamo noi qualora voi decidiate di introdurre i pre-mill nella nostra azienda, lo decideremo insieme su quali sono gli utensili da andare a utilizzare. Ok. Il calcolo è terminato e quindi posso farvi rivedere la simulazione. Oggi chiaramente vi faccio quello di simulare chiaramente non è obbligatorio, nel senso che oggi io lo farò spesso perché comunque mi interessa farvi vedere cosa avviene realmente utilizzando tutte le varie opzioni. Quindi qua andiamo a riattivare l'attrezzo se giusto per far vedere che il pezzo è nella corretta posizione. Andiamo rapidamente a portare la simulazione fino a questo passaggio, così facciamo prima.
Questo io quando lancio la lavorazione, andiamo un pochino più piano, ok. A evitare il contatto tra il fianco della fresa e l'utente. Abbiamo attivato anche l'opzione taglio pin ed è questo il risultato. Viene preparato una sorta di riduzione del pin in modo tale da quasi staccarlo a mano al termine del lavoro oppure toglierlo in modo più semplice al banco. Ora faccio vedere altre interessanti possibilità che avete, che sono queste. Quindi, sotto gli strumenti di Mailbox avete una funzione che si chiama incisione, avete la possibilità di inserire un numero del dente, facciamo 22, conferma. Ok, qui potete al momento, cioè in base alla sagoma che avete disponibile, potete cambiare l'orientamento e anche la dimensione della vostra incisione. Quando siete pronti, che vi sta bene qua, date un clic, conferma. Come vedete, Mailbox ha proiettato la scritta sulla vostra sagoma. Calcolo, salva il percorso. Ok, adesso facciamo una lavorazione con questa opzione, le ritensioni a tre assi e il taglio del connettore. Avvio calcolo. Ok, questi sono gli utensili necessari, la lista degli utensili necessari per la produzione in base alle opzioni scelte, perché appunto la scelta degli utensili sono subordinate alle opzioni di state che avete scelto la scelta delle opzioni è una cosa del tutto personale, cioè uno si decide col cliente quali sono le opzioni che il cliente ritiene interessanti, si lasciano attive, oppure c'è anche per esempio chi decide di fresarle sempre in un solo modo senza mai avere le opzioni, in modo di far scorrere ancora di più la preparazione dei lavori, e quindi si può anche evitare che venga fuori con la finestra delle opzioni. Ecco, tutto facoltativo. Il calcolo è quasi pronto. In media i tempi di calcolo per un pre-milled sono intorno ai 40 secondi. Ok, qua non facciamo l'aggiornamento della vita utensile. Invece, come tempi di esecuzione, se volete giusto un'idea, quali sono come tempi di esecuzione, siamo intorno alla mezz'ora, 25 minuti, 30 minuti, ecco, per la produzione di un cilindro, questo per darvi un'idea dei tempi. Ok, simulazione. Apriamo lo schermo. Ok, adesso vi faccio vedere, andiamo velocemente fino a questo punto qua, quindi non guardiamo le scossature, le finiture, andiamo rapidamente sulle operazioni che sono state scatenate dalle nostre
nostre opzioni. Quindi adesso eseguiamo questa, quest'altra visione. Ok, non ha molto senso. Comunque, adesso vi faccio vedere appunto che con l'opzione ritenzione io ottengo questo risultato. Vado a nascondervi questo. Ok, vado. Vedete che vengono fatte su tutta la parte del moncone, che chiaramente non viene coinvolta in questa funzione il tratto trasmucoso, ecco perché è già protetto in automatico, e questa è un'altra possibilità che avete a disposizione. Bene, su questo tipo di supporto direi che vi ho fatto vedere le cose che intendevo farvi vedere. Vi faccio vedere adesso invece come avviene un processo di lavoro su un altro tipo di supporto, quello diciamo che va a bloccare la vostra modellazione sull'interfaccia. Quindi scelgo sempre titanio, prendo un Entity 3D, questo è il messaggio perché non ho selezionato la posizione, facciamo posizione 3, due clic. Ok, come vedete, un'altra tipologia di supporto che ho caricato. Bene, andiamo a caricare un oggetto, andiamo a serie S, qui Entity Trading ha un altro modo di classificare sia i pre-millet che le modellazioni, quindi prendo questo, carichiamo questo, ok, lui automaticamente entra dentro nell'archivio dei cilindri in base all'attrezzo selezionato in modo completamente automatico, Exocad. Ok, e carichiamo il cilindro corrispondente. Bene, mettiamoci in vista dall'alto, nascondiamo l'attrezzo. Ok, CTRL E. Okay. E questo vi fa già capire che questo qua chiaramente non serve, lo eliminiamo perché la caratteristica di questi supporti è quella di poter lavorare senza pin di supporto. Ok, in quanto quando viene montato questo cilindro qua viene diciamo inserito nella parte dove c'è l'analogo, viene avvitato, così il pezzo viene sostenuto anche dalla vite, okay? E poi c'è questo cilindro sulla parte plastica che è utile molto utile per meglio supportare eventuali vibrazioni in fase di sgrossatura. Okay? Andiamo a caricare sulla posizione 1 una seconda modellazione. Adesso vi faccio vedere una cosa interessante. Andiamo a prendere una modellazione proveniente da TreeShape, questa. Ok, e vi faccio notare che questa modellazione è una modellazione proveniente da una libreria chiusa, ok, che spesso avviene in TreeShape, quindi non ha il canale vite, non ha il disegno dell'interfaccia, quindi è proprio ha un'interfaccia fake. Quindi noi siamo in grado anche di gestire queste situazioni, quindi confermo, carico, ok, TreeShape, prendo sul blocchetto, ok, carico, allora, questo lo eliminiamo subito, ok, vi faccio notare che il pezzo è stato comunque, nascondiamo l'attrezzo, CTRL E, è stato comunque montato in modo completamente automatico nella posizione corretta, quindi vedete che il diametro qua della piattaforma corrisponde, viene posizionato in modo corretto. Se dovesse servire, comunque io in base alla geometria, questo qua posso ruotarlo a step di 60 gradi, quindi qua metto 60, 60. Qua vedo che c'è una zona, una depressione, una sorta di culisse, io lo ruoto. Okay, per andare a trovare la migliore che le zone non vengano lavorate. Quindi confermo e lancio il calcolo. Quindi confermo
Confermo. Lasciamo condizioni standard. Qui stiamo calcolando simultaneamente i calcoli per tutte e due. Quindi, come vi dicevo prima, okay, se voglio fare un calcolo individuale, devo scegliere l'opzione calcola singolarmente. Se non, invece, lancio il calcolo senza se, non selezionare nulla, lui farà un calcolo completo di tutti i pre-mill che sono all'interno del progetto. Vedrete che anche i tempi di calcolo non raddoppiano, ma saranno molto molto brevi. Siamo quasi. Ok. In questo momento sta scrivendo il file NC. Ok, il calcolo è pronto. Quindi andiamo rapidissimamente. Vi faccio vedere che l'effetto che si ha lavorando con questo genere di supporti. Quindi simulazione. Ok, stavolta facciamo una cosa super rapida per vedere il risultato finale. Vado qua sotto a trascinare in fondo. Ok, nascondiamo l'utensile. Ok, e qui potete già anche percorsi che vedete che il pezzo è staccato, completamente staccato dalla vostra geometria. Quindi andare a completamente a lavorare a 360 gradi la vostra morfologia. Ok, quindi il pezzo sarà sostenuto dalla vite che avrete montato, avvitato prima di procedere con la fresatura. Bene, vi faccio vedere adesso invece un'altra tecnica di lavoro da noi gestita, ovvero quella con l'attrezzatura a presa singola, sulla quale è possibile avere delle strategie particolari. Allora, avvia progetto. CIM System, macchina CIM System, titanio. Ok, questo qua è il supporto. Andiamo a caricare sempre dalla libreria Medentica. Questo qua, facciamo questo. Conferma. E andiamo a prendere il suo supporto 16R. Ok. Ok, anche qui vedete tutto rapido e istantaneo perché appunto il Milbox prevede già che ci sia all'interno del cilindro venga già gestita la posizione di come deve essere posizionata la vostra interfaccia, quindi in modo non viene chiesto nessun passaggio all'utente. Per andare a posizionare la vostra modellazione all'interno del cilindro. Così anche la posizione del cilindro sul supporto è tutto completamente automatizzato. Bene, avvio calcolo, salva percorsi. Qui noterete che
Le opzioni sono già state predisposte per questo tipo di attrezzo, quindi lui lavorerà col quarto asse, sgrosserà col quarto asse in continuo e finirà anche con il quarto asse in continuo. E aggiungiamo anche il taglio del connettore. Ok, queste sono la lista degli utensili necessari per andare a produrre questo abutment. Anche qui, se non vi andava bene supportato sul centro, potevate spostarlo o dare un'altra posizione. Nonostante i percorsi che sono calcolati, sono col quarto asse in continuo, comunque i calcoli sono molto rapidi. Ok. File NC scritto, simulazione, così vi faccio vedere cosa abbiamo previsto per questo genere di attrezzature come strategia di lavoro. Ok, è arrivato la lavorazione. Bene, allora, innanzitutto vi faccio notare questo. Allora, riaccendiamo l'utensile. Va bene, facciamo partire. Mettiamoci in vista laterale. Andiamo un po' più avanti. E questo è il processo che viene eseguito. Nascondiamo il percorso, vedete che l'utensile sta sempre a contatto con la vostra modellazione e il risultato senz'altro avrà una qualità superiore perché ci sarà proprio una finitura molto, molto più omogenea sul pezzo, sul fresato. Ok, legato a questa opzione, volevo farvi vedere che esiste la possibilità di separare, ottenere delle fresature per zona, quindi è possibile calcolare un percorso solo sul tratto del Moncone, solo sul tratto trasmucoso, magari una ripresa sul profilo di emergenza. Okay? Si possono personalizzare strategie per ottenere questi risultati. Ed è anche possibile col quarto asse andare a creare una sorta di ritenzione sul Moncone per agevolare poi dopo l'incollaggio. Ok, bene, e anche questo supporto. Adesso siamo all'ultimo argomento. Volevo farti vedere i problemi più comuni che si possono incontrare quando si lavora con i pre-milled. Allora, faccio subito un esempio. Io sto preparando la mia
il mio calcolo, quindi vado a prendere sempre un'identica, andiamo a posizionare la posizione 4, ok, vado a caricare questo, confermo, ok, immaginate che arrivate qui e quella modellazione, non trovate nel vostro archivio il blank per realizzare il vostro abutment, quindi avete fisicamente il cilindro, però nel vostro database non esiste il blank corretto, quindi perché magari state usando dei pre-mill non originali, compatibili, quindi abbiamo pensato a risolvere questo problema in questo modo. All'interno di Millbox avete questo pulsante che vi consente di andare da zero a disegnare un blocchetto, quindi un cilindro. Quindi parte questo wizard, questo potete dare un nome al vostro blocchetto. Facciamo demo, chiamiamolo demo pre-milled. Ok, allora ovviamente vengono richieste per esempio la dimensione, avete fisicamente in mano, avete un calibro, andate a indicare quant'è il diametro del cilindro, quanto è lungo il cilindro, quindi per esempio 25, ok, quindi sono misure che facilmente voi potete ottenere sul vostro, avendo in mano il blank. Poi qui, cosa importante, si deve indicare dove inizia la parte da fresare, quindi gli dico che questo qua è il punto di partenza, quindi dovete indicare cioè, praticamente qual è la parte di modellazione già fatta nel pre-mill e da dove inizia invece la parte da fresare, ok? Diciamo che sia qua, per esempio. Ecco, adesso invece con questo pulsante qua andate a dirgli selezionare la faccia da sincronizzare, perché giustamente il sistema deve automaticamente registrare, sincronizzare la faccia del vostra, della, una faccia della vostra interfaccia con il cilindro, quindi diciamo di usare questa faccia. Ok, e qui andate a gestire questa parte qua verde, che è la protezione della vostra, per evitare che qualsiasi percorso utensile vada a intaccare, vada a rovinare la vostra interfaccia. Quindi diciamo che la lunghezza di questa protezione qui la fermo qui. Vedete che è tutto interattivo, io basta che selezioni dei riferimenti sulla modellazione e già ho risolto. Quindi il diametro invece gli dico più o meno di questa misura, anche il diametro d'arrivo uguale. Quindi questa è la prima. Potete chiaramente aumentare, portiamolo a 9, okay, per dargli qualche centesimo di sicurezza. Quindi questo è la pelle di protezione della vostra interfaccia. Bene, fermo. Ah sì, giustamente devo confermare anche la tracciatura. Confermo. Okay, riparte la selezione dell'oggetto. Adesso però qua nell'archivio cilindri avete quello che avete appena disegnato, demo pre-milled. Quindi clicco. Confermo. E voilà, e avete il vostro cilindretto da voi creato, pronto per essere calcolato. Ok? Quindi avvio calcolo e ho finito. Bene, un altro problema che può verificarsi quando, e questo è l'ultimo argomento, della vostra connessione, perché la particolarità di andare a lavorare i pre-mill è quella che avete già una parte, ovvero l'interfaccia già lavorata, e voi dovete farla combinare con la parte morfologica, quindi la parte morfologica e la parte di connessione. E spesso lavorando i macchinari si tendono a stararsi, perdere la precisione, e quindi il risultato che voi avreste è, vi faccio vedere cosa intendo dire, una cosa di questo tipo. Vedrete che la vostra interfaccia non è praticamente centrata rispetto alla modellazione. Ok, abbiamo la soluzione, quindi vi dico che a fronte di questo problema ci sono varie soluzioni. Ci sono alcuni macchinari che già hanno integrato nella macchina
una sorta di qualifica delle posizioni, lo fanno fare in modo completamente automatico, oppure alcuni costruttori di attrezzature danno già loro un kit di calibrazione della posizione dei pre-milled. Ok, qualora voi non abbiate la possibilità di, non avete una soluzione, noi vi diamo questa soluzione, ovvero in modo completamente automatico andiamo a realizzare sui vostri cilindretti due semplici facce, okay, con una misura nota, facilmente misurabili. Non so se l'avete notato, adesso vado a cliccare qua sopra, scelgo questo, vedete che abbiamo calibrato la posizione 2, abbiamo riscontrato che c'è un errore sull'asse Z di 5 centesimi, bene, 0,05. Ok, qua dentro io vado a correggere la posizione del pre-milled sul mio attrezzo. Questo vi va a risolvere il problema di qualità che c'è, di sincronismo che ci deve essere sempre tra la connessione e la parte morfologica. Ok, bene. Con questo io ho completato tutto quello che volevo farvi vedere. Se ci sono domande, io sono a disposizione. Grazie Fabrizio. Allora, intanto è arrivata una domanda, te la pongo. Mi chiedono quando si Ok. mette un supporto inclinato, come si mantiene alla fine della fresatura il moncone? Sì, guardi, allora, sì, quello è domanda interessante. Allora, vi faccio subito vedere come avviene il processo quando si usa un supporto inclinato. Quindi io adesso, se andiamo a questo, per esempio, andiamo a eliminare questa connessione, così vado a posizionare questo qui in un'altra posizione, così, quindi clicco, gli do un'altra posizione, scelgo questa così, confermo. Ok. Ok, il sistema è inclinato tutto il grezzo, viene comunque lavorata solo la parte prossima alla forma, alla sagoma, quindi questo in modo automatico, questo pin qui sarà senz'altro più lungo rispetto rispetto all'aria che verrà rimossa. Quindi questo pin qua garantirà la tenuta, diciamo, tra il grezzo, quindi tra il cilindro e il vostro abutment. Quindi adesso ve lo dimostrerò con i fatti. Quindi non è nessun, non ci sono problemi anche su questa condizione. Ok, Cristina, adesso dobbiamo aspettare che ho il risultato della simulazione per rispondere a questa domanda. Ok, Ok, confermo. allora intanto vediamo quanto abbiamo ancora a disposizione perché siamo a 3 minuti. 4 minuti. Immagino che Sì, comunque tra la ci siamo, ci siamo. connessione e il software, comunque il computer ha molto da pensare. Immagino che ci voglia giusto un Sì, attimo per comunque lavorare. la risposta è questa, appunto, che non viene durante la sgrossatura, io vado a rimuovere tutta la parte del cilindro, è chiaro che se non è sull'asse il pezzo casca. Se invece io vado a rimuovere solo quello che serve in prossimità della modellazione, il pin messo anche in questa situazione qui garantisce comunque che al termine del lavoro il pezzo venga sostenuto. Comunque un attimo solo e ve lo dimostro anche con i fatti. Ok, è calcolato. Confermo. Va bene, vediamo il preview di quello che viene, andiamo a mandare subito fino in fondo il risultato.
celebrazioni. Il pezzo è comunque sostenuto, utensile. E vedete? Ok. Ci sono altre Ok. domande, Cristina? Sì, ne abbiamo una, solo che stiamo per terminare il tempo. Noi comunque approfondiremo questo e altri argomenti nella spiegazione nei prossimi webinar delle prossime settimane. A breve pubblicheremo anche il calendario completo, quindi continuate a seguirci anche sui nostri social e sul nostro sito internet per avere maggiori informazioni. Intanto vi ricordiamo che anche i video dei webinar verranno pubblicati a breve sui nostri canali YouTube, Cin System Dental, e lì potrete rivedere la registrazione di oggi e quella degli scorsi giorni. Intanto vi ringrazio e alla prossima puntata. Grazie. Grazie a tutti, grazie.